sistemi elettorali, lui dovrebbe scendere dal nord, quindi combinare diverse, qualcuno ha detto solo di nome e di fatto, che diciamo. No. Ah, ok, è uno scherzo ovviamente, non è così. E questa sera siamo con la lezione abbastanza tosta sulla gestione delle risorse contabili degli enti locali e sui controlli sulla gestione contabile. Abbiamo l'onore e grazie di avere con noi la dottoressa Marina Fronda, una collega dirigente del settore personale e finanza della provincia. Non lo dico solo io, ma lo dicono tutti, una delle migliori dirigenti contabili del nostro, della Campania. La dottoressa non ama essere, e vabbè, lo dimostrerà, diciamo che in questa fase difficile della provincia davvero è una fortuna, è stata una fortuna avere lei al settore finanziario, competenze e professionalità assicurate, e ovviamente anche un'ottima che ho assistito a diverse lezioni e segnale aggiornamento, come potete sicuramente verificare stasera, è anche un'ottima relatrice. No, facciamo una figuraccia. E quindi con la dottoressa Fronda esamineremo la prima parte della gestione delle risorse contabili, della gestione del bilancio degli enti locali, la parte diciamo fisiologica, diciamo così. Poi con il dottore Valdo, che sta per arrivare, esamineremo invece la parte diciamo patologica di quando c'è uno scostamento, una gestione illegittima delle risorse e quindi la reazione dell'ordinamento rispetto a questa gestione illegittima, quindi attraverso i controlli e le sanzioni nel caso di gestione illegittima delle risorse e del bilancio, quindi delle risorse contabili e delle entità. Non dico altro, apriamo subito il corso e cedo la parola alla dottoressa Marina Fronda, che ancora ringrazio per essere qui questa sera. Slide che abbiamo preso da
sorpreso da un corso che abbiamo frequentato recentissimamente in un ottimo collega, quindi non le ho fatte io in prima persona, però ve le propongo perché sono fatte almeno alcune cose che vediamo sono state molto bene. È rappresentato il nuovo ciclo della programmazione dell'ente locale, con un obiettivo ambizioso dal mio punto di vista, perché la programmazione si deve estendere su un orizzonte temporale di 5 anni, scendere a un livello poi di dettaglio di 3 anni, perché il bilancio di previsione è diventato un bilancio triennale, una volta era un bilancio annuale, adesso è diventato triennale da quest'anno, poi deve essere gestito e poi deve essere rendicontato. Hanno cambiato, per chi è addetto ai lavori, tutti i termini per la presentazione di questi documenti, uniformandoli ai tempi nazionali, per cui il documento di programmazione è come il documento di programmazione che fa il Ministero, che fa lo Stato, e che va presentato subito dopo questo documento di programmazione che è fatto dallo Stato nel mese di luglio, anche qui c'è la scadenza di luglio. Idem, la Regione è tenuta a fare un documento di programmazione per l'anno successivo nel mese di giugno. L'ente locale, che è il terzo elemento, Stato, Regione, ente locale, subito dopo, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di strategici fatti dal governo, fatti dalla Regione, deve redigere un documento di programmazione per gli anni successivi, nel mese di luglio. Questo documento si chiama documento unico di programmazione. È un documento complesso perché è fatto di due parti, una parte che si chiama strategica, un aggettivo ambizioso che serve proprio a capire qual è il modo di vedere l'azione politica che deve essere svolta dal sindaco sul territorio in relazione al suo programma di mandato, in un arco temporale di 5 anni. Ovviamente nessuna volontà può essere attuata così come la si desidera, perché tanti sono i vincoli e tanti sono gli ostacoli e tante sono le norme contrarie, ma anche le situazioni, come dire, naturali, geografiche, che impediscono magari di fare quello che uno vorrebbe fare. Per cui il programma di mandato deve essere tale, dovrebbe esserlo già insomma in fase di campagna elettorale, ma comunque quando diventa un documento che entra nella vita dell'elettore locale deve essere tale da essere compatibile con tutti i vincoli che ci sono. E quindi occorre tradurlo in azioni specifiche, azioni che tengono conto appunto della specificità del territorio, dei vincoli geografici, geologici e di altra natura e delle norme di legge. Per cui questo documento strategico, questo documento unico di programmazione, in questo lasso temporale dovrebbe rappresentare la strategia che l'amministrazione vuole portare avanti, tenuto conto di tutte le cose che circondano la vita del comune. Vincoli e opportunità. È un documento di ampio respiro, che tuttavia deve essere coerente con tutto l'assetto normativo. Va tradotto poi in una situazione, una rappresentazione operativa che copre un orizzonte temporale di 3 anni, quali quelli del bilancio di previsione. Quando si passa dalla strategica all'operativa si cominciano a fare i conti anche con i numeri, con i soldi, con le entrate, con le spese. Nella sezione operativa di questo documento è stata insomma portata al regime tutta la parte che una volta era composta da una pluralità di atti che accompagnavano il bilancio di previsione e che adesso devono trovare rappresentazione in apposite sezioni di questo documento di programmazione, nel senso che per fare un bilancio, il bilancio è l'ultima delle cose, che è l'ultimo dei documenti, la sintesi di tutte le attività dell'ente, è l'ultimo dei documenti che viene fatto a fronte di una serie di scelte adoperate prima, scelte in materia di entrate, siano esse tributarie o le entrate dei cespiti del comune, sia in materia di programmazione del personale, in materia di programmazione delle opere pubbliche, in materia di programmazione e determinazione, in materia di alienazione di beni o comunque di valorizzazione del patrimonio. Prima dell'avvento e della messa in regime del decreto 118, tutto questo determinava che ogni
l'ufficio del comune dovesse fare un singolo atto, quindi l'ufficio tecnico doveva fare la programmazione delle opere pubbliche, l'ufficio del personale doveva fare la programmazione del personale, le entrate, il settore delle finanze e tributi avrebbe dovuto fare la politica delle entrate tributarie e così via, tante delibere che autorizzavano le entrate e le spese che poi venivano rappresentate nel bilancio con tutte quelle regole del bilancio di previsione. Il DUP adesso racchiude tutti questi documenti, la forma è libera, nel senso che non hanno imposto lo schema previsto dalla legge, ma racchiude tutti questi documenti che rappresentano proprio l'azione dell'ente nei 3 anni successivi, nell'anno di riferimento e nei 2 anni successivi. E quindi conterrà, ed è una, come dire, una novità non solo formale ma anche di sostanza, tutti questi documenti di programmazione, del programma della Repubblica, l'organizzazione dei beni, il programma delle assunzioni, nel rispetto ovviamente di tutte le norme di legge che regolano la materia. Il DUP è un documento, quando scende a livello strategico, che richiede il parere dei revisori, perché ovviamente rappresenta poi quello che sarà declinato nel bilancio di previsione con maggiore dettaglio, e il parere dei revisori, in prima battuta c'è stata tutta una carriera a livello nazionale, sembrava non fosse dovuto, proprio perché un documento un po' veniva, voleva essere letto come un documento di intenti, invece si è intervenuti ed è stato reso obbligatorio il parere dei revisori, questo con una pronuncia, se non ricordo male, di ottobre 2014, c'è stata proprio una risposta del Ministero della Regione dello Stato in tal senso. Il ciclo della programmazione, dicevamo, giusto per andare un pochino più, anche più avanti, continua, nel senso che se il documento di programmazione va presentato a luglio, tuttavia stiamo parlando del bilancio dell'anno successivo, quindi se venisse presentato a luglio 2015 per fare il bilancio 2016, occorre che sia aggiornato, perché prima che si possa arrivare all'approvazione del bilancio, che è prevista per fine anno, entro il 31 dicembre, potrebbero intervenire variazioni sia di norme sia di contesto tali da essere recepite in questo documento, ed è prevista infatti una nota di aggiornamento che va presentata entro e va deliberata entro il 15 di novembre, per poi arrivare appunto in coerenza e nel rispetto di tutte le norme che regolano e non sono facili il bilancio, all'approvazione del bilancio entro il 7 dicembre. Dal bilancio poi discendono tutta una serie di attività che è la gestione di questo bilancio, innanzitutto la declinazione nel PEG, che deve unire anche il piano degli obiettivi. Il PEG è il piano esecutivo di gestione, è la traduzione del bilancio, che ricordo è diventato triennale, che per il primo anno è anche un bilancio di cassa, in azioni concrete, quindi obiettivi da raggiungere, risorse assegnate ai dirigenti responsabili, risorse finanziarie umane e strumentali, e in più il piano degli indicatori attesi, che è una cosa che deve essere unificata insieme con il documento. Il piano degli indicatori tra l'altro è stato anche approvato recentemente, quindi abbiamo una griglia di indicatori che possono essere utilizzati a supporto, anche per dare uniformità nell'attività, come dire, per rendere i dati confrontabili nel tempo e nello spazio, quindi risolvere quel problema di confrontabilità del bilancio tra enti locali spesso sembravano non confrontabili. Al termine della gestione si deve rendere il conto della gestione, quindi l'attività si conclude il 31 dicembre dell'anno successivo, la chiusura è sempre annuale anche se il bilancio è triennale, occorre dirigere il rendiconto della gestione. Il rendiconto appunto è la chiusura dei conti, e sono messi in relazione ovviamente con il bilancio di previsione iniziale per vedere se quanto si era programmato si è realizzato. E al di là dei freddi numeri è l'attività che va valutata. A volte ci si ferma a guardare appunto la coerenza del risultato di amministrazione, del valore degli accertamenti. Bisognerebbe andare a vedere nella sostanza quei numeri che cosa significano, perché i numeri sono la misura dell'attività svolta dall'ente. Quindi la contabilità non fa altro che raccontare che cosa fa l'ente, dalla radice della parola contabilità, che è contare, nel senso di raccontare, e quindi attraverso la rappresentazione appunto cronologica di alcune cose, nel rispetto di alcune regole condivise, permette di arrivare a rappresentare quali sono i risultati attesi.
Con il rendiconto ovviamente bisogna mettere a confronto anche i risultati attesi, quelli approvati all'inizio, con i risultati realizzati. Come si fanno a vedere i risultati? I risultati devono essere rappresentati da indicatori che devono essere ovviamente significativi, devono dare misura dell'attività, bisogna sapere se per non so, un asilo nido, una scuola materna si sono realizzati il numero dei pasti rispetto a quante persone hanno fatto domanda, tutte le persone sono state accontentate o meno. Se per ottenere la pratica dei servizi sociali si è ottenuto il tempo che si era previsto, oppure ci sono state lungaggini tali da non soddisfare nei tempi previsti alcune cose. Per cui pensare agli obiettivi permette insomma, anche di vedere se uno è stato bravo a realizzare la propria azione oppure insomma, c'è bisogno di correttivi. Nell'ambito del bilancio ovviamente non tutte le cose vanno così come programmate, sono ammesse e quest'anno, insomma da quest'anno saranno anche maggiori, tutte le variazioni di bilancio possibili e necessarie per adeguare il bilancio previsto alle cose che succedono nel frattempo. Se la regione ci dà un contributo e non l'avevamo previsto, dobbiamo fare una variazione di bilancio e inserirla in bilancio. Se per un evento straordinario ci finiscono i soldi del capitolo di spesa, possiamo attingere al fondo di riserva e fare un prelevamento, che di fatto è una variazione di bilancio, e implementare quel capitolo per consentire l'attività. Questo diciamo è tutto il ciclo che regola la vita dell'ente locale, quindi il ciclo di programmazione, di gestione e di rendicontazione, che è ispirato da date ben precise, è ispirato da nobili principi che sono quelli di programmare prima l'attività che deve essere poi svolta, con lo scopo ovviamente di conseguire, questo sempre in termini quasi analogici, gli interessi pubblici della collettività, quindi della propria città. Purtroppo la prassi ci porta a verificare che i termini vengono dal legislatore stesso portati avanti nel tempo. E allora il DUP, che abbiamo detto deve essere fatto il 31 luglio dell'anno precedente, per il 2016 il legislatore lo ha spostato per ora al 31 marzo, quindi all'esercizio cominciato, e quindi significa che tutto il sano principio di programmazione purtroppo salta per effetto proprio già di norme di legge. E questo perché? Perché le norme di legge da applicare, quelle che dovrebbero consentire di programmare, purtroppo vengono superate e travolte da emergenze continue. Parlo sempre a livello di norme di legge, non voglio scendere nel dettaglio della vita del comune. E allora il comune, se non conosce, se non a fine anno, quali sono le misure in materia di entrate, quindi se può agire sui tributi, o addirittura se, come è successo negli anni scorsi, deve applicare la tassa rifiuti o la TASI, o deve far cambiare nome a quest'altra entrata per vedere quali sono poi i vincoli di destinazione, è ovvio che non è in grado di fare un bilancio di previsione che non conosce qual è la regola che deve applicare. Tutto questo perché il bilancio ovviamente deve essere attendibile, deve essere coerente con le cose che si fanno, non possiamo mettere dei numeri così un po' all'otto nel bilancio. Le previsioni che si inseriscono sia di entrata che di spesa devono corrispondere a fatti e cose vere. Ovviamente non bisogna sovrastimare le entrate, non bisogna sottostimare le spese, sono tutti errori che se rilevati, errori o insomma, diciamo errori, che se rilevati potrebbero portare a misure sanzionatorie da parte della Corte dei Conti o da parte di organi di controllo ove riscontrate in maniera documentaria. E quindi tutta la principi di programmazione che vi stavo dicendo saltano di fatto e saltano in una maniera considerevole. Io non ricordo in 20 anni di attività mai un bilancio in cui termine sia rimasto per l'approvazione al 31 di dicembre. 2 anni fa per le province il termine venne slittato al 30 di novembre il bilancio di previsione, l'anno scorso solo al 30 di settembre. Questo per il bilancio di previsione dell'anno che si era già svolto. Questo significa che essendo autorizzati comunque a fare delle attività, perché non è che si blocca l'attività della pubblica amministrazione in corso d'anno, di fatto quando si va a trovare un bilancio è un bilancio già chiuso e la fase della previsione e programmazione va a coincidere con la fase della rendicontazione. E saltano tutti i principi di programmazione, tutte le cose carine che ci stiamo dicendo in questo momento.
è importante sapere quali sono i principi per provare a intenderci, quantomeno io su questo ci tengo molto, è una cosa, è bene studiare, sapere cosa tendere e poi vedere un pochino come dobbiamo navigare a vista in questo mare magnum di novità sempre piacevoli. Mi interessa poi porre l'attenzione, sempre insomma, per dare dei flash sulla contabilità e sulla vita del bilancio, su questa novità assoluta che è stata portata dal decreto che ha introdotto la cosiddetta contabilità armonizzata, voluta fortemente dallo Stato per rendere uniformi i bilanci delle regioni, dei comuni e delle province, che adesso hanno la stessa struttura di bilancio. Quindi se leggete il bilancio del comune di San Gregorio Magno o il bilancio della regione Campania, hanno la stessa struttura di bilancio. Se volete andare a cercare in questo bilancio dove si spende per le politiche sociali, lo troverete allo stesso posto a San Gregorio e alla regione Campania, perché non c'è più il discorso di non saper leggere i bilanci perché gli schemi sono tra di loro differenti. E questo è sicuramente un bello sforzo. Il bilancio è stato articolato in, voglio portare un attimo le slide così mi seguite. Il bilancio è stato articolato in missioni, programmi, titoli e macroaggregati, cambiando totalmente la denominazione che c'era prima e anche la rappresentazione. La denominazione delle missioni e dei programmi è soltanto un pochino, come dire, un cambiamento di facciata. Le missioni sono le funzioni che vengono svolte dall'amministrazione pubblica, quindi non soltanto dal comune ma anche dalla provincia e anche dallo Stato. E quindi nell'ambito delle missioni c'è la missione dei servizi istituzionali, degli affari generali, dell'ordine pubblico e della sicurezza, della tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, hanno una missione specifica, le politiche giovanili hanno un'altra missione, il turismo ha un'altra missione, il trasporto e la mobilità ha un'altra missione e così via. I programmi rappresentano invece tutte le attività che concorrono al funzionamento di quella missione. Prima il bilancio era articolato in funzioni e servizi, adesso in missioni e programmi. Nella sostanza non cambia tanto, se non che le missioni e programmi sono state molto ben codificate, aderendo anche a una codifica europea e agganciandoli a un codice che è quello che ci permette di raccordare questi bilanci a quelli dell'Europa, un codice che si chiama COFOG, così giusto per sapere di che si tratta, stabilendo precisamente con un manuale che si chiama glossario esattamente cosa ci va nella missione e cosa ci va nel programma. Vengono elencate in maniera precisa tutte le cose che fanno parte della missione, per esempio la prima che vi ho detto, servizi istituzionali generali di gestione. Quindi se noi vogliamo sapere quanto costa l'ufficio tecnico, l'ufficio della ragioneria, l'ufficio del segretario generale, la troveremo in questa missione, perché il glossario ci dice che vanno codificati in questa missione. Ma il bilancio armonizzato non è soltanto aver cambiato la struttura di bilancio, che è una cosa meritoria, ha cambiato radicalmente i principi di bilancio, introducendo nel mondo della pubblica amministrazione una entità nuova che si chiama entità nuova per la pubblica amministrazione, non per noi, che è il tempo, nel senso che ogni cosa va registrata in contabilità non più soltanto quando nasce un'obbligazione giuridica, quando nasce un fatto, ma quando lo stesso diventa esigibile. Significa, cioè, quando è determinato il suo credito e si conosce la prestazione, per esempio, è stata effettuata e quindi è possibile disporre il pagamento. Un esempio è che, per esempio, i fitti, un classico contratto di stesa, un fitto passivo, veniva registrato prima, secondo il principio che si chiama semplicemente di competenza, nel momento in cui veniva firmato il contratto. Lì bisognava fare l'impegno di stesa. Ora invece va registrato nel momento in cui si fa il contratto, in cui viene sottoscritto il contratto, ma va imputato all'esercizio in cui il contratto viene a scadenza e diventa esigibile. Per cui se facciamo un contratto in cui paghiamo alla fine dell'anno e l'anno è a cavallo dell'anno successivo, oggi febbraio registro un impegno nell'anno 2016, ma lo devo imputare nel bilancio 2017.
quasi con un avvicinamento alla cassa, cioè con il bilancio che diventa molto vicino a quando occorre effettuare le spese. Questo principio è molto forte, perché l'esempio che vi ho fatto è semplice, ma applicato alle opere pubbliche ha determinato la rappresentazione in bilancio delle opere pubbliche non quando nasce il finanziamento e quindi viene poi si faceva matematicamente l'impegno, la regione ci dava un fondo e quel fondo determinava l'impegno di spesa. Adesso l'opera pubblica va rappresentata in bilancio secondo la previsione degli stati di avanzamento dei lavori. Che significa? Significa che il tecnico, l'ingegnere che fa l'opera ci deve dire quando si fa il primo stato di avanzamento, quando si fa il secondo stato di avanzamento, in quale anno di bilancio deve essere iscritto. Questo fattore tempo ci permette anche a noi cittadini di controllare che le opere vengono realizzate, che non vi siano opere accantonate da anni che non trovano realizzazione. Perché se prevedo che la strada di collegamento Salerno-Monte Cagnano debba essere realizzata in 3 esercizi, oggi faccio la gara, fra 2 anni ne pago la metà, fra 3 anni la finisco. E questo è scritto chiaramente in bilancio. E quindi se ci capita qualche cosa per cui i lavori si bloccano, occorrerà uno variare il bilancio, due il cittadino ha la facoltà di chiedere spiegazioni. Questo perché il bilancio è anche uno strumento appunto che viene reso disponibile sui siti internet di ogni ente locale, anche in formato accessibile, significa che lo potete copiare e aggregare come volete voi. Il fattore tempo quindi diventa l'elemento fondamentale per realizzare tutte queste cose, con anche l'introduzione di concetti dove ve li voglio soltanto elencare senza andare nel merito tecnico, che sono il fondo pluriennale vincolato, il fondo per di dubbia esigibilità, che sono delle entità che vengono iscritte tra le spese del bilancio e che servono uno a finanziare gli investimenti, due a calmierare un pochino le entrate. Questo che cosa significa? Che nel momento in cui si registrano in bilancio questi due fondi che sono capitoli di spesa ma sui cui non si può impegnare, cioè non si possono fare attività di gestione, la capacità di spesa dell'ente si riduce notevolmente. Nel senso che se l'ente può spendere 100 per spese correnti e deve bloccare un tot per il fondo di dubbia esigibilità, che è appunto questa entità che adesso vi spiego cosa serve per le entrate, significa che potrà spendere un 90, un 80, cioè si riduce la capacità di spesa. E allora la capacità di un politico sta nel governare queste entità, che introdotte dal legislatore con un secondo principio di prudenza, volto ad evitare che si spendano i soldi prima che gli stessi sono realizzati o si spendano in maniera difforme dalla rappresentazione temporale, e fare in modo che si rispettino i tempi e che si accelerino anche i tempi di discussione delle entrate. Per esempio, le entrate, i tributi, una volta uno li scriveva quando si emetteva il ruolo della tassa di tributi, magari il ruolo della tassa rifiuti, magari scrivendolo per tutto l'importo della tassa rifiuti, determinando quindi una capacità di spesa pari al ruolo. Solo che il ruolo della tassa rifiuti, chi ci lavora lo sa, non viene mai riscosso per intero, c'è una percentuale di persone che per motivi vari o sono irraggiungibili o sono persone che non pagano, e quindi quell'entrata non si realizza, mentre invece la spesa che da quell'entrata viene generata si realizza in comune, con la conseguenza che molti bilanci degli enti locali, l'avete sentito, risultano essere squilibrati, perché si è speso più di quello che si aveva, con squilibri che man mano vanno avanti nel tempo e che possono determinare anche situazioni di dissesto. Per fare questo il legislatore ha introdotto questo istituto con un nome decisamente pomposo, il fondo per di dubbia esigibilità, che ci dice tu devi scrivere le entrate così come vengono a calcolo, però le devi ridurre di questo importo in spesa, in maniera tale che non puoi spendere tutte le entrate che hai iscritto. In questo modo in pratica hanno messo un po' la museruola alla autonomia degli enti locali, perché non tutto quello che viene previsto può essere speso. Ancora, tutta l'attività che l'ente ha dovuto fare per passare dai vecchi principi di bilancio, ai nuovi principi di bilancio, si è realizzata nell'anno scorso. Chi ha lavorato nei settori finanziari si è reso conto appunto
difficoltà di cambiare totalmente l'impostazione di bilancio. È stata richiesta una riclassificazione di tutte le voci di entrata e di spesa per renderle aderenti alla nuova struttura di bilancio, per missioni per programmi, ma soprattutto ai nuovi principi. Ed è venuto fuori che abbiamo chiuso un rendiconto 2014 al 31 dicembre con un risultato e la norma ci ha imposto di fare tutti i calcoli per arrivare a un nuovo risultato al 1 gennaio 2015, come se nella mezzanotte tra il 31 dicembre del 2014 e il 1 gennaio 2015 fosse successo uno stravolgimento, che poi di fatto c'è stato il 118. Quindi in questa frizione, che è durata diversi mesi, insomma, per riportare e cambiare eventualmente le regole contabili, è cambiato proprio il risultato dell'amministrazione, i residui, l'attività di gestione e così via. E introducendo concetti francamente di finanza pubblica che sembrano solo di contabilità, ma che impattano molto nella gestione dell'ente e su cui il politico dovrebbe francamente soffermarsi, perché non è più possibile portarsi spese al residuo, perché noi dobbiamo effettuare i pagamenti delle fatture dei fornitori entro 30 giorni. E significa che quindi se li paghiamo entro 30 giorni residui non li dobbiamo più avere, se lasciamo residui in bilancio significa che sono i debiti, si chiamano scaduti, da più di 30 giorni. Ed è importante presidiare i tempi di pagamento, perché il mancato controllo di questa attività inibisce le assunzioni, con una norma che è stata dichiarata recentemente illegittima veramente con una sentenza, e tuttavia insomma il legislatore ha avuto il coraggio di dire che l'ente che non rispetta i tempi di pagamento, quindi che non rispetta la direttiva europea, non può effettuare assunzioni, combinando una sanzione insomma anche abbastanza pesante. E attraverso il bilancio scritto in questo modo, quindi senza i residui, senza le attività portate avanti nel tempo, è possibile vedere se ci sono dei zoccoli duri di cose che non vengono a pagamento e riuscire anche a capire il caso. Quindi il compito del politico dovrebbe essere quello di andare a monitorare i tempi di attività di pagamento, i tempi di attività di realizzazione delle opere pubbliche, attraverso una serie di strumenti che sono degli indicatori e poi attraverso una serie di attività. Così come se le entrate non si riscuotono, per qualsiasi motivo, quel fondo che vi ho detto che si scrive tra le spese è un fondo che tende a crescere perché ha una meccanica di costruzione un po' complicata, che però tende a crescere e limita la capacità di spesa. E allora il compito del politico dovrebbe essere analizzare quel valore e fare in modo che le entrate possano diventare entrate contanti, quindi di cassa, allo scopo di liberare capacità di spesa e poter fare le cose che per una città servono. Diciamo così, non so se posso andare avanti o va bene come panoramica generale, insomma, sul mondo della contabilità. Vediamo se c'è qualche domanda. Nel senso che diciamo, perché altrimenti si va proprio nei trattati più analitici e possiamo andare appunto sempre in maggiori dettagli, però non penso sia compito adesso andare oltre. Non so se avete problemi, casi, domande, quindi. Volevo qualcosa sul patto di stabilità, che è questo sconosciuto, diciamo. Quest'anno è sconosciuto veramente perché è stato abolito. Il patto di stabilità è quello che è un ulteriore vincolo che ha condizionato i bilanci dal 99 all'anno scorso e che ha imposto che mentre i bilanci rispettano una serie di equilibri, bisognava rispettare un ulteriore equilibrio che non era in linea con gli equilibri di bilancio, cioè il patto di stabilità, con la conseguenza, attraverso regole che sono cambiate di anno in anno, ma di fatto di non poter effettuare pagamenti in conto di capitale, cioè pagamenti per spese di investimento, anche a fronte di investimenti legittimamente attivati. Quindi io avevo la capacità di fare un mutuo, l'ho utilizzato per fare una piazza, quando arriva il momento di fare i pagamenti alla ditta secondo le fatture che manda, che bisogna pagare, non potevo più farli perché la somma di quei pagamenti mi faceva sforare il limite del patto di stabilità. Limite calcolato anche quello con dei meccanismi un po' contorti, che costituiva spesso tetto agli impegni di spesa. E la mancata violazione e il mancato rispetto del patto di stabilità alla sua violazione era fonte
ed è tutto una fonte anche per quest'anno, di sanzioni considerevoli per gli enti locali, a cominciare dall'indennità degli amministratori che doveva essere ridotta nel caso di violazione del patto di stabilità almeno del 30%, se non ricordo male. Divieto di fare mutui, divieto di fare assunzioni, divieto di impegnare le spese correnti superiori a un certo importo. Il motivo del patto di stabilità, sapete, è il rispetto di alcuni vincoli di finanza pubblica europea che imponevano di non superare il rapporto debito-PIL in un certo modo e di non superare una soglia di pagamenti rilevanti, soprattutto per il conto capitale, calcolate in un certo modo. E questa misura che l'Italia tutto sommato ha rispettato, a differenza di altri paesi europei che volontariamente anni fa l'hanno violata, salvo senza alcuna sanzione, ha di fatto rallentato a tutto il comparto che lavora con gli enti locali, sull'edilizia e di varia natura, perché di fatto i pagamenti si sono bloccati radicalmente. Nel 2013 il governo è intervenuto con una serie di misure volte a sbloccare questi pagamenti, assegnandoli, hanno chiamati spazi finanziari, cioè delle zone franche entro cui si poteva pagare senza impattare sul patto di stabilità, con un'operazione che si è chiamata un'operazione di sblocca debiti della pubblica amministrazione. Tanto è vero che sul sito della Regione dello Stato c'è una sezione dedicata proprio ai pagamenti fatti dagli enti locali, e per gli enti locali hanno imposto di pubblicare sul proprio sito internet in una sezione l'andamento dei pagamenti, sia in termini di tempi, sia in termini di elementi di fatture pagate. Tuttavia il patto di stabilità da quest'anno è stato superato con una misura che si chiama adesso vincolo di finanza pubblica, e che in prima battuta è stato salutato come una liberazione, perché finalmente ci si è liberati da questa misura capesco che di fatto aveva bloccato per lo più gli investimenti nelle città e nei comuni, e adesso si pensava che questo vincolo di finanza pubblica potesse essere utile. Come è costruito? Non è ancora uscita formalmente la modalità di calcolo, però insomma abbiamo visto come abbiamo avuto una bozza di quella che sarà la circolare, e in questo vincolo di finanza pubblica finalmente non si considerano più i pagamenti per le opere pubbliche. Per cui finalmente quest'anno, senza incorrere alcuna sanzione, tutti i pagamenti pregressi potranno essere fatti a vantaggio delle imprese che hanno avuto sospensioni di pagamenti, e molte di queste sono andate in sofferenza, molte imprese sono anche fallite. Tuttavia il vincolo di finanza pubblica impone altro, e adesso che uno sta cominciando a costruire i bilanci ce ne stiamo accorgendo. E cioè che impone, è calcolato, si dice, in termini di competenza, cioè guarda le previsioni di bilancio, non guarda la cassa, ma per le voci che ci sono all'interno non è possibile programmare spese con mutui, per cui se un ente avesse la capacità di fare mutui non li può fare, sia perché impatta negativamente per il patto di stabilità, perché l'entrata non rileva la spesa che rileverebbe, e sia perché, aggiungo, è stato introdotto un ulteriore elemento che è il pareggio di bilancio, dove non è soltanto il pareggio finanziario che conta, ma anche una serie di equilibri intermedi nei quali non è rilevato la parte dell'indebitamento, così come non viene considerata la parte finanziata dall'avanzo di amministrazione, che era questa risorsa che gli enti locali hanno quando poi entrano in rendiconto. Quindi paradossalmente gli investimenti, i nuovi investimenti, non sono proprio favoriti da questa misura di finanza pubblica. Sembrerebbe di leggere tra le righe, insomma, della manovra di governo che l'intenzione è quella di azzerare i debiti della pubblica amministrazione attraverso la liberalizzazione di fatto dei pagamenti. Significa che un'opera pubblica finanziata negli anni vecchi con un mutuo o con un prestito obbligazionario o con l'avanzo di amministrazione e mantenuta nei residui, può essere pagata fino all'esaurimento, senza che ciò impatti sui nuovi vincoli finanziari. Una nuova opera pubblica, a meno che non venga finanziata dalla regione o dallo Stato o da qualche trasferimento che è un'entrata utile ai fini di questo vincolo di finanza pubblica, non può essere attivata, a meno di azzerare le spese correnti, cosa che insomma è un po' difficile
difficile perché delle spese correnti c'è il personale, ci sono i contratti, ci sta il rimborso dei mutui, è una voce difficilmente contenibile. Quindi vi rendete conto che è cambiata la struttura dei vincoli di finanza pubblica, rimangono però mille difficoltà in capo agli enti locali. Però l'indirizzo fornito dal governo volto appunto ad estinguere dove ne fossero i debiti pregressi anche in conto capitale, ecco, diciamo, questo sarebbe l'obiettivo su cui concentrarsi quest'anno, piuttosto che realizzare, pensare di fare nuovi mutui o nuovi indebitamenti per realizzare delle opere. Quindi dovremo, insomma, e questo forse risponde a quel principio di coerenza dei livelli di programmazione, uniformarci a quello che è l'indirizzo di politica nazionale e quindi estinguere tutti i debiti nei limiti delle risorse disponibili. Può andare bene? No, quindi gli investimenti non se ne faranno più. Nuovi investimenti io li vedo davvero difficili. In un momento in cui l'economia è ferma. Insomma, l'esperienza dice che già se si riuscisse a completare le cose che sono state avviate, visto che quest'anno la misura c'è, sarebbe un grande risultato, invece di pensare a un nuovo, anche se sicuramente è una costrizione proprio della scelta politica notevole, è indiscutibile, quindi dire che le autonomie locali hanno autonomia francamente diventa sempre più un discorso teorico, una volta c'erano autonomia. Pensa che questo ci derivi dalla scienza, insomma, dal mercato comune, è una scelta tutta italiana? L'Italia sta subendo una procedura di infrazione europea per i gravi pagamenti e quindi penso che questa misura sia strettamente collegata a superare questa misura di infrazione, quindi dobbiamo toglierci tutti i debiti pregressi, anche perché mentre gli enti locali, sia pure con i residui che hanno funzionato fino all'anno scorso, avevano abbastanza contezza di quanti fossero i debiti pregressi, cioè quali sono le fatture dei fornitori per qualunque motivo, sia di parte corrente che di investimento, questa notizia nei ministeri non c'era, perché la contabilità dei ministeri era diversa e non contempla il residuo in senso stretto, se non in alcune eccezioni. Per cui, paradossalmente, l'attività dei ministeri non si riusciva a monitorarla, non si riusciva a sapere quanti erano i debiti dello Stato. Quindi sia quelli delle regioni si sapevano, quelli degli enti locali si sapevano, si sono saputi attraverso modalità di rilevazione anche complesse, quelli dello Stato no. Con questa misura, quantomeno quelli appunto delle autonomie locali e regionali vengono estinti. E poi paradossalmente le misure si riverberano sempre sulle periferie e un pochino di meno sullo Stato, però permettetemi questa nota polemica, perché effettivamente siamo decisamente tartassati dalla misura di un governo che sembra che non ci consideri più di tanto. Altre domande? Ok, grazie alla dottoressa Pronda. Facciamo 5 minuti di pausa, dopodiché passeremo alla seconda parte della lezione con il dottore Lardo, con il quale affronteremo invece il sistema dei controlli, cioè, come dicevo prima, la parte patologica della contabilità pubblica. Grazie. Economia e Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, si occupa di controllo. Poi ovviamente, come tutti sapete, ringraziamo l'altro, il sindaco del nostro comune vicino, con Tuzzi Terme. Grazie per essere qui, grazie davvero all'amico Graziano, tra le altre cose, per aver aderito al nostro invito, tra le altre cose ha abbandonato pure la giunta comunale per essere qui con noi questa sera. Grazie ancora e vi cedo la parola. Forme di formazione che vengono fatte e il numero stesso delle persone stasera ovviamente denota che c'è un livello di attenzione e di partecipazione, non se ne fanno tantissimi di questi percorsi formativi, non se ne fanno tantissimi soprattutto nelle piccole realtà come quelle nostre, insomma, del bellissimo entroterra salernitano, e ritengo che in un momento particolare come questo in cui davvero, l'ho detto egregiamente la dottoressa Fronda, in cui gli enti locali attraversano difficoltà
davvero importanti e pericolose derive, se vogliamo, che vanno a comprimere e mettere a rischio l'autonomia stessa degli enti locali. Ecco, occorre preparare nelle piccole realtà e nei piccoli comuni una classe dirigente che sia adeguata e che sia soprattutto in grado di affrontare queste sfide, perché è proprio così come il quadro l'ha delineato la dottoressa Fronda oggi, cioè noi andiamo in una direzione rispetto alla quale c'è una precisa scelta a livello centrale, ma vorrei dire a livello europeo addirittura. Per cui, a differenza dell'impostazione di qualche anno fa, in cui gli enti locali, quindi i livelli istituzionali più vicini ai cittadini, venivano in qualche maniera valorizzati in base al principio della sussidiarietà verticale, quel principio contenuto nel Trattato di Maastricht in riferimento al quale quello che contava innanzitutto era il livello istituzionale più vicino ai cittadini, perché i cittadini vivono la propria vita quotidiana a contatto con questa istituzione. Quindi qui c'è la democrazia, nell'aula consiliare, perché qui ci sono i vostri rappresentanti che voi potete vedere, guardare, parlarci. Qui potete controllare più di ogni altro livello istituzionale i documenti di programmazione, i documenti contabili, i documenti dove, diciamo così, c'è la sintesi fra politica, cioè quella capacità di andare a individuare le esigenze di una comunità e di un territorio che vengono tradotti nei numeri, quindi negli strumenti di programmazione, è qui che lo potete fare. Pensate alla distanza che c'è oggi tra di noi, tra i cittadini che vivono una quotidianità, una normalità, no? Di vita quotidiana appunto, rispetto a quello che avviene a livello nazionale. Non c'è, se non attraverso, come dire, il filtro distorsivo che c'è nei mass media, cioè noi sappiamo le cose che succedono a livello di governo, a livello di Consiglio dei Ministri che approva i decreti, i DPCM, i decreti legge, i disegni di legge da sottoporre all'esame e all'approvazione del Parlamento, in maniera molto distante. Chi di noi, ecco, uscendo di casa si pone il problema ieri notte che cosa è avvenuto quando praticamente il Consiglio dei Ministri ha poi deciso di farci votare il referendum del prossimo aprile? Nessuno se lo pone. Diversamente invece i cittadini vogliono sapere che cosa avviene nella propria casa comunale, nel proprio palazzo di città. E così dovrebbe essere così. Ce lo diceva l'Unione Europea sin dal 1992, tuttavia noi assistiamo in questi ultimi anni a una sorta di inversione di impostazione, per cui lo Stato ha deciso a un certo punto di rintanarsi e di dire: io, per uniformare la politica di tutti i livelli istituzionali pubblici ai dettati o ai dettami dell'Unione Europea, beh, io penso un po' al mio e dico praticamente agli enti locali, perché questo avviene oggi, guarda, tutte da devi vedere e tutte da devi piangere, attraverso una serie di provvedimenti, l'ultimo contenuto nel decreto 118, in cui praticamente ha irrigidito notevolmente l'azione amministrativa attraverso questi lacci e lacciuoli che ha inserito, che forse hanno sicuramente una loro ragion d'essere, perché noi dobbiamo concorrere sicuramente a determinare la politica finanziaria ed economica del paese, ma da un altro ha compresso sicuramente l'autonomia. Oggi un amministratore non è in grado più di dire: ecco, voglio investire e fare un investimento sulla viabilità rurale piuttosto che sulla viabilità, diciamo, dei centri storici, oppure voglio sviluppare l'edilizia scolastica, perché non è in grado di farlo, perché ci sono delle forme di condizionamento molto forti che ti impediscono di assumere un mutuo, ti impediscono di fare una politica fiscale, perché non puoi destinare, diciamo così, a pieno, tranne ogni tanto qualche contentino che ci fanno le leggi finanziarie, l'ultima quella, la possibilità praticamente di utilizzare gli oneri di urbanizzazione, e che in qualche maniera, come dire, tolgono il respiro. E questo è un dato. Quindi oggi chi va ad amministrare una comunità, credetemi, chi va ad amministrare una comunità complicata come quella del comune di Contursilerbe, di San Gregorio, di Buccino, di Cigliano,
ci devi andare in maniera attrezzata, con spirito innanzitutto di servizio, questo è fuori di ogni dubbio, con spirito di coraggio, deve essere un temerario, perché oggi, come dire, la situazione, anche il clima che si respira, no? Perché c'è un'attenzione particolare anche, se vogliamo, della magistratura contabile, della magistratura penale, delle forze di polizia, dei soggetti che sono chiamati a fare dei controlli perché a loro volta vivono un certo clima, no? Voi pensate soltanto che sulla questione, per esempio, delle reti idriche, quindi della necessità ovviamente di portare l'acqua nelle case che sia acqua potabile o quella che viene trattata a valle, diciamo così, del ciclo integrato, i depuratori per intenderci, ci sono 49 soggetti oggi che possono venire ad attuare dei controlli e ciascuno di questi soggetti che possono attuare il controllo ovviamente vivono anche loro una forma di condizionamento, perché in questo momento si vive, la respiriamo oggi in Italia, e quindi ben vengano i corsi, fate benissimo, anche perché si può vivere la politica vera, no? Nel senso di interessarsi a ciò che accade, oltre al fatto poi di maturare quella che oggi viene vissuta come senso civico. No, che cosa è? È la visione collettiva che si possono avere delle cose, che certo non la possiamo maturare davanti al bar facendo due chiacchiere a 360 gradi, ma è vivere proprio la situazione che un'amministrazione vive, un'amministrazione comunale, un consigliere comunale con le competenze che deve esercitare, le funzioni che deve esercitare, può in qualche maniera rispecchiare con l'altro. No, quando una visione individuale diventa visione collettiva e il senso civico, voglio dire, si rafforza in una comunità diventa sempre più matura quando si fanno anche questo tipo di operazioni, quindi ben venga, sono molto contento da questo punto di vista. Rispetto a quello che diceva, io voglio davvero focalizzare due o tre cose che possono essere interessanti, anche perché il tema che vi siete dati è un tema, voglio dire, molto ampio e complesso. Contabilità pubblica e il sistema dei controlli sulla contabilità, ma in generale, se vogliamo, sul sistema dei controlli che oggi viviamo, è un argomentone che da solo potrebbe dare il titolo di un master di secondo livello su 1500 ore di 60 crediti formativi, quindi per dire come è complesso, per cui insomma capite che anche noi, Marina lo ha fatto in maniera egregia, ovviamente non si è smentita rispetto alla sua fortissima preparazione che ha, io ci proverò a dare davvero pochi input significativi sul sistema dei controlli, ovviamente rispetto a quello che ha esplicitato appunto in maniera egregia la dottoressa Fanta. Quando noi parliamo di controllo, no? Perché poi dobbiamo unire a questi percorsi, a questi provvedimenti, a questi strumenti che poi tutti insieme in effetti vanno a costituire l'azione amministrativa di un ente locale, che è molto più complicata rispetto a quello che avviene a livello statale, anche se là ovviamente gestiscono numeri che, voglio dire, sono imparagonabili anche con quello che avviene alla provincia di Salerno, figuriamoci con un piccolo ente come può essere San Gregorio Magno di 4-5 mila abitanti. E tuttavia, anche per quanto riguarda i controlli, dobbiamo dire che c'è stata un'inversione di tendenza, perché da un lato lo Stato centrale ha detto: io ti devo rendere la vita un poco più difficile e complicata per delle esigenze che hai, anche se poteva fare diversamente. E questo è un fatto che da 10 anni a questa parte sta emergendo con forza, quindi non è solo l'ultimo governo, diciamo così, il governo Renzi, è avvenuto prima con Letta, è avvenuto prima ancora di più forse con Monti, è avvenuto ancora prima con Berlusconi. C'è un atteggiamento e una tendenza da 10 anni a questa parte. Da un lato si dice: io ti voglio complicare la vita e ti vado ad introdurre ovviamente tutti i vari passaggi che devono in qualche maniera servire, vogliamo pure dire e ammettere che forse c'è stato eccessivo spreco, ci sono stati pochi controlli in passato,
c'è stata una leggerezza che noi oggi, questa generazione di cittadini, di amministratori, sta pagando e sta scontando rispetto forse alle troppe maglie larghe che c'erano in passato. Da un altro ha detto, guarda che io i controlli che prima, il sistema dei controlli diciamo ha subito una sorta di curva ondivaga, perché noi veniamo da un sistema vecchissimo, quando se vogliamo c'è il regolamento di contabilità del 1923 che poi riprendeva quello posto unitario, se vogliamo lui addirittura una legge che aveva fatto Cavour prima dell'Italia, che per un certo periodo hanno resistito, diciamo così, almeno in linea di principio, dei controlli che praticamente erano anche di merito sulla proficuità della spesa, e mi riferisco praticamente a quello che attualmente i servizi ispettivi del Ministero devono fare, poi sono stati ripresi. Poi dopo lungo tempo, quindi fino al dopoguerra, dopo la Costituzione, insomma con il vecchio articolo 130 della Costituzione che aveva introdotto le forme di controllo, quindi le aveva costituzionalizzate, controllo di merito e controllo di legittimità sugli enti locali. Poi abbiamo vissuto, molti se la ricorderanno, praticamente tutta quella fase dopo che c'è stata l'elezione diretta dei sindaci nel 1993, in cui praticamente le autonomie sono state in qualche maniera rivalorizzate rispetto al passato, e in virtù di questo principio che era stato esteso, contenuto nell'articolo 128, praticamente i controlli si erano affievoliti. Prima c'era un CONECO, il Comitato Regionale di Controllo, che vi ricorderete praticamente sugli atti preventivamente doveva andare addirittura a verificare la legittimità, cioè se quel provvedimento andasse in qualche maniera, era conforme a legge, o se vogliamo, articolo 27 del 1034 andava a violare una norma di legge, era viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Quindi era una bella verifica, che era un organo esterno ai comuni e alle province, un organo che era praticamente formato da dei soggetti che non, come dire, nulla avevano a che fare con i comuni, questo prima del 97, e c'era una forma anche interna di controllo di legittimità che veniva affidato al segretario comunale. Segretario comunale che era un funzionario dello Stato, quindi godeva di quella necessaria autonomia e indipendenza rispetto all'ente in cui lavorava, perché era soltanto funzionalmente dipendente dal sindaco che anche allora era capo dell'amministrazione, ma gerarchicamente era incardinato nei ruoli dei funzionari ministeriali, quindi eventuali rimozioni, eventuali procedimenti disciplinari dovevano essere incardinati in capo al Ministero dell'Interno. E poi c'erano le forme di controllo, insomma, un poco attenuate rispetto poi alla legge 1920 del 1994, che era proprio un controllo ex post più generale, se vogliamo, sulla gestione contabile affidata appunto, come diceva Sandro, alla Corte dei Conti. Nel 97 però, a un certo punto, il legislatore la ricorderebbe con la legge 59, la Bassanini 1, ha introdotto una serie di principi con i quali si disse, guardate, dobbiamo affievolire i controlli, perché con l'elezione diretta dei sindaci, vi ricorderete la stagione dei sindaci nuovi, no? Che erano fortissimi, avevano anche, come dire, una certa forza di intermediazione con lo Stato centrale, si parlò del partito dei sindaci, insomma, per questa, diciamo, legittimazione popolare diretta, ovviamente necessariamente si ritenne che i controlli parliamo dei controlli sugli atti, ovviamente, perché poi c'è anche una forma di controllo sui comportamenti, sulle attività, sulla gestione, che può essere pesante, esposto, ma io, Nicola, voi ditemi se volete approfondire un aspetto in particolare, direi di non addentrarci troppo, no, nei tecnicismi, se no, voglio dire, invece io ritengo che dobbiamo lasciare qualcosina, poco, ma che vi resti effettivamente, quindi il percorso storico serve soprattutto a questo per creare le conclusioni finali. Nel 97 si ritenne che non c'era più bisogno di tanti controlli, perché in nome dell'autonomia,
in nome del fatto che i sindaci e le amministrazioni, quindi che avevano sorretto poi il programma del sindaco, dovevano rispondere direttamente ai cittadini, allora si disse, il segretario comunale non deve più mettere i pareri, anzi facciamo una cosa, togliamolo dalla dipendenza gerarchica del Ministero dell'Interno e diciamo che se lo sceglie addirittura il sindaco. Ora voi capite che se uno mi deve fare i controlli, ma me lo scelgo io, ovviamente perde di terzietà, di indipendenza, di autonomia, e seppure può fare dei controlli, questi controlli sarebbero quantomeno anacquati, ecco, per usare un termine eufemistico. Poi si disse, attendiamo anche il controllo che i governi potevano fare, no? I comitati regionali di controllo, e quindi limitarono moltissimi atti che potevano essere in qualche maniera soggettati al controllo, sempre preventivo. Che significa controllo preventivo? Significa che se non c'era quel parere favorevole sui provvedimenti di giunta, di consiglio, che all'epoca peraltro non c'erano ancora i provvedimenti monocratici dei dirigenti o dei responsabili dei servizi, perché la gestione era affidata agli organi politici, forse era meglio sotto certi aspetti, perché quantomeno, come dire, la responsabilità e il potere andavano a coincidere con un unico soggetto. Oggi invece c'è una responsabilità politica che è incardinata in capo ad un soggetto, ad un organo che deve rispondere ai cittadini, perché poi la gestione viene affidata a organi che sono quelli gestionati, e questo apre tutta un'altra serie di problemi, perché oggi probabilmente tante cose non riescono ad andare per il verso giusto, perché c'è, tra virgolette, una fisiologica conflittualità che ci può essere. E quindi ogni giorno uno viene logorato, stiprato, perché deve trovare sempre la sintesi sulle questioni, perché giustamente la forma mentis del funzionario, del dirigente, è quella, e chi vi parla, come dire, nello stesso tempo è stato ed è funzionario pubblico e diciamo politico, quindi capisco bene anche le esigenze di chi è stato per tanti anni a dirigere un settore in provincia e oggi invece si trova ad essere sindaco. E quindi si disse togliamo questo parere in capo al segretario comunale per far andare le cose un poco più velocemente, non essendoci più un parere preventivo senza il quale il provvedimento non poteva spiegare i propri effetti, attenzione, perché oggi le uniche forme di controllo che ci sono, e qui sta, come dire, il salto di qualità o l'evoluzione che dir si voglia, è che tutti i controlli che pure sono stati commentati, fatto salvo forse il nuovo articolo 49, rispetto al quale il responsabile del servizio finanziario e contabile, nel parere di regolarità che deve rendere sui provvedimenti, lo hanno un poco spiegato il riempito di contenuti, un poco più forte, hanno assicurato il decreto 174 una maggiore autonomia e indipendenza a questa figura centrale, molto più probabilmente del segretario comunale. Tuttavia capite benissimo che senza quei pareri i provvedimenti non potevano spiegare i propri effetti. Una volta che si superò questo ordinamento, quindi in capo ai segretari comunali fu tolto questo potere-dovere, ovviamente ci fu sicuramente maggiore snellezza, maggiore velocità, maggiore efficacia, quando per efficacia intendiamo il livello di raggiungimento di obiettivo, certamente. Però sono stati anni drammatici, perché senza controllo capite bene che poi ci sono spese ballerine, ci sono sprechi, ci sono cose inutili, ci sono stati buchi di bilancio, ci sono stati anche ruberie e malversazioni che probabilmente con il sistema che c'era prima forse erano un pochettino attenuati. E pensate che questa legge che prevedeva i controlli preventivi di legittimità, perché poi dobbiamo dire, quando una legge si chiama Bassanini, dare meriti e demeriti, ma nel 1990 la legge 142 la fece un certo ministro dell'Interno che si chiamava Gava, che è passato praticamente poi nella memoria collettiva come un grande razzista, ma io dico sempre, uno che magari era camorrista, certo non si metteva a fare una legge che restringeva, aumentava i controlli interni. Di fatto sai, invece Bassanini, ma perché si respirava quel clima? Nel 97 praticamente affievolì queste forme di controllo preventivo,
Fino a quando poi con la legge 127, fino a quando poi nel 2000 buona parte di quell'impianto normativo contenuto nella 127 fu recepita dal testo unico sugli enti locali, che è il decreto legislativo 267 del 2000, che immagino che è già trattato e che deve rappresentare non solo per chi vuole fare l'amministratore, chi lo fa, il funzionario, il dirigente, l'indipendente pubblico, ma io dico anche per tutti quanti gli altri cittadini, anche per le imprese, perché è giusto che gli imprenditori, coloro i quali hanno, devono avere a che fare con il comune, sappiano e conoscano le norme che vanno a regolamentare questo rapporto, perché tutte le cose, praticamente quasi tutte, che ha citato, quindi tutti gli atti, gli strumenti, i tempi, i contenuti dei provvedimenti della dottoressa Fonda, sono quasi tutti per intero contenuti del testo unico, non fosse altro perché c'è una sorta di qualificazione tecnica che è norma generale, per cui tutte le eventuali modifiche che vengono apportate non possono essere fatte attraverso una semplice novella legislativa, ma devono recare la cosa. L'articolo XY del 267 viene modificato come, perché sennò nella diciamo così, giusta posizione di diverse norme, le norme che si trovano in contrasto con le norme del testo unico, ancorché successive, possono rischiano di cedere il passo una volta che magari vengono sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale. Questo nel 2000. Poi, ripeto, c'è stato tutto un periodo in cui in nome di questa autonomia eccetera siamo andati avanti, i conti sono saltati ovviamente. Abbiamo determinato come enti locali sicuramente lo squilibrio che si è verificato in tutti questi anni, di cui oggi paghiamo lo scotto, perché oggi se sono state introdotte quelle forme di limitazione e di condizionamento, e anche perché dobbiamo rientrare nel deficit, nel rapporto deficit-PIL, dobbiamo in qualche maniera assicurare le forme di pagamento, come diceva la dottoressa, nei 30 giorni perché siamo sanzionati, ecco perché hanno fatto quella norma squilibrata, come l'ha giustamente definita la Corte Costituzionale. Cioè, tu per il fatto che non rispetti i tempi medi dei pagamenti non puoi mettere una sanzione così importante che vieti le assunzioni agli enti locali, quando poi per assunzione, Pasquale Ferricolo lo sa perché di queste cose le mastico ogni giorno, tu ci vai a mettere tutto, anche l'aumento delle ore praticamente che un comune vuole fare per gli NSU o per quelli che stanno a partare, rientrano anche quelle, perché considerate anche quelle assunzioni a tempo determinato, non parliamo dei pareri e delle deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, che praticamente si smentiscono a vicenda, insomma, quindi si fa difficoltà a seguire tutto questo. Insomma, c'è stato in tutti questi anni sicuramente una, diciamo, un atteggiamento un po' di leggerezza rispetto ai quali a un certo punto, man mano che entravano nell'ordinamento giuridico queste forme di condizionamento e adempimenti e fai questo e poi lo devi sottoporre eccetera, devi rientrare nei limiti e devi dare dimostrazioni e via discorrendo, man mano è aumentato, diciamo così, l'atteggiamento oppressivo e repressivo, perché sono stati introdotti sempre più controlli sull'azione amministrativa in generale degli enti locali. Tanti li ha citati lei, la dottoressa, a partire da questo articolo 49, a partire dall'ampliamento dei poteri che è stata data alla Corte dei Conti, sezione di controllo, che certamente non l'hanno vista di buon grado, perché anche loro vanno a scartamento ridotto, anche loro per quanto si possono servire dell'ispettore della Guardia di Finanza, diventa davvero difficile, basta pensare al decreto legge 174, insomma, che ha introdotto per i comuni al di sopra di 10.000 abitanti, e pensate quanti comuni sono, insomma, di fare il referto sui bilanci, sui rendiconti, quando prima invece sulla base di questionari più o meno generici potevano fare dei controlli a campione, oggi è diventato anche per loro molto più, diciamo così, specifico e dettagliato. Certo è che oggi possiamo dire questo, possiamo dire che sono stati ripristinati una serie di controlli stringentissimi nei confronti delle azioni amministrative delle pubbliche amministrazioni, in particolare modo per gli enti locali. Perché c'è questo timore da parte del legislatore, no? Che dice io faccio tutte le spending review di questo mondo, però poi a livello locale non me lo vanno a fare, perché spesso eludono
i saldi eludono i provvedimenti, eludono i vincoli che si pongono, anche per la spending review, perché voglio dire, prima si giocava con i numeri, prima si giocava con i numeri, questo non lo possiamo dire e ce lo dobbiamo dire. Prima si facevano i bilanci e i consuntivi su redditi, perché voglio dire, alla fine, no, soprattutto con la contabilità finanziaria. Quindi alcuni accorgimenti, diciamo così, da parte del legislatore sono nati e sono stati introdotti proprio per questo. Da oggi in poi non si scherza più. Ovviamente questo, tanto in un comune dove c'è stata sempre una certa, o nella provincia, insomma, ma anche nelle regioni per tanti aspetti, dove c'è stata sempre una certa attività, una certa elasticità, una certa flessibilità, capite bene che di punto in bianco è una mazzata tra capo e collo. Cioè significa che devi reimpostare e resettare tutto, e non solo i programmi che poi ti devono seguire, perché qua davvero ogni 15 giorni, ogni mese c'è un adempimento che devi fare, devi dare dimostrazione. E sono aumentati anche i poteri di controllo da parte dei revisori dei conti, degli organi di revisione, di revisione, che anche loro praticamente hanno avuto da 3 anni a questa parte un'accentuazione forte, oggi devono fare maggiori controlli rispetto a prima. Si è esteso un po' l'ambito, perché Marina e Nicola ricorderanno bene che a un certo punto fu tolta proprio una dizione, fu tolta l'illegittimità, insomma, i controlli di legittimità. È stato, come si suol dire, è uscito dalla porta, è entrato dalla finestra, perché oggi tutti i controlli che loro possono fare, tutti i pareri che devono fare, alla fine quando si parla di conformità alla legge, che cosa è se non un controllo di legittimità, oltre al controllo di regolarità contabile, che forse per gli UCP sono stati un pochettino attenuati, perché praticamente, credo la Marina, 124 non sono sicuro, mentre prima parlavano di pareri di regolarità contabile, oggi si parla di, diciamo così, visto attestante la copertura finanziaria, ha un senso ovviamente quello che per cui gli uffici che presidiano, questi sono gli atti ovviamente che impegnano i ministeri verso l'esterno, devono soltanto verificare se su quel capitolo c'è la somma, perché quando noi parliamo di regolarità amministrativa e contabile, e lo dico soprattutto insomma ai giovani che sono presenti qua, magari da qualcuno di loro ha studiato, oppure giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, e quindi parte di un poco di diritto, ovviamente è una visione un poco più ampia rispetto alla semplice copertura finanziaria, che si avvicina moltissimo, se vogliamo, al controllo di legittimità, perché tante volte la legge si limita a una visione generale, perché vuole lasciare agli enti locali, attraverso la propria potestà regolamentare, di andare a riempire di contenuti il parere di regolarità contabile, amministrativa o tecnica, punto, senza dire volutamente altro, perché poi devono essere gli enti locali, attraverso i propri regolamenti, a dire il parere di regolarità contabile, tecnica, amministrativa ha ad oggetto questi ambiti, può fare questo, si riferisce a, e il regolamento di contabilità, è vero che anche su questo ci vuole il parere del revisore dei conti, però diciamo, se non va a violare la norma di legge, oggi diciamo che puoi metterci tutto e il contrario di tutto, ma questo è una conquista, voglio dire, che c'è stata nel corso di questi anni. Per cui va da sé che quando, allora, controlli preventivi di legittimità non ce ne sono più, abbiamo detto. Esistono dei controlli molto generici che rientrano nell'articolo 49 del testo unico 2007, dove il legislatore dice su ogni proposta, in proposta è prima, quindi è preventivo, di deliberazione di giunta di consiglio ci deve essere praticamente il parere di regolarità tecnica e contabile. Contabile anche quando, diversamente dal passato, dicevamo prima, non comporta il impegno di spesa o, diciamo così, elisione dell'integrità del bilancio in qualche maniera. Regolarità tecnica e amministrativa si avvicina molto alla conformità amministrativa, se no altrimenti che cosa è? Alcuni regolamenti si limitano a dire quando c'è, diciamo così,
regolarità nel, oppure diciamo coerenza con il raggiungimento dell'obiettivo. Ma questo veramente è molto generico, è meglio non metterlo. Quindi questo c'è. Per il resto ci sono pareri ovviamente che deve rendere il revisore dei conti e c'è una serie di controlli successivi che è affidata alla Corte dei Conti per quanto riguarda in generale tutti i fatti che attengono alla contabilità, parliamo di controllo ovviamente sulla contabilità pubblica, e poi c'è un controllo che è affidato alla Ragioneria Generale dello Stato, che a dire il vero, proprio per una parolina che è ancora vigente, contenuta nel regolamento di contabilità, nella legge 196 del 2009 e soprattutto in un decreto ministeriale del 2006, la Ragioneria Generale dello Stato, una volta si chiama il Ministero del Tesoro, controlla tutte le pubbliche amministrazioni relativamente alla regolarità amministrativo-contabile e alla proficuità della spesa. Su questo noi stiamo discutendo anche a livello ministeriale, perché è giusto anche con riferimento alle tante vertenze, non tantissime devo dire, che possono nascere, con riferimento alle relazioni ispettive che poi spesso vanno alla Corte dei Conti, vanno alla Procura alla sezione controllo, alla Procura regionale delle Conti, significa in qualche maniera un controllo di merito, cioè di andare a verificare se quelle spese effettuate sono state o meno opportune, cioè se io vado, io comune, e non mi riferisco soltanto perché spesso oggetto dell'attenzione degli ispettori sono ovviamente il salario accessorio, le erogazioni dei salari accessori, rispetto a cui Pasquale lo sa bene, c'è un certo orientamento della Corte dei Conti, procure ovviamente, che comincia a configurare delle responsabilità anche in capo alla parte privata, ma giustamente perché anche loro svolgono una funzione pubblica e quindi magari anche rispetto al passato dove con più leggerezza la parte privata faceva gli interessi privati, anche se ci doveva essere qualche forzatura diciamo contrattuale di legge, oggi non è più possibile perché si sta affermando questo regolamento. E quindi praticamente con la proficuità della spesa possiamo dire, con il controllo sulla proficuità della spesa, che siano stati in qualche maniera reinseriti e reintrodotti il controllo di merito. Il controllo di merito che cos'è rispetto alla legittimità? Il controllo di legittimità abbiamo detto va a verificare se un atto, un provvedimento è conforme a legge, quindi non va a violare la legge, diciamo le norme che presidiano la competenza e quelle che possono dare quelle figure sintomatiche di eccesso di potere, no? Che è tutta una serie di casistiche, il controllo di merito è quando io vado a verificare l'opportunità di quel potere. Che se vogliamo, la Costituzione prima della protezione dell'articolo 130 aveva sempre negato, no? Ed è proprio per questo che, come dire, anche a livello ministeriale, diciamo così, c'è un freno spesso attraverso direttive, attraverso sollecitazioni, attraverso quello che vanno a verificare sulle ispezioni, frenano un pochettino anche l'azione degli ispettori, ma in tantissimi casi invece, come dire, viene effettuato un rilievo, non viene sanzionato, perché non abbiamo un potere sanzionatorio, tranne quello ovviamente di segnalare alla Corte dei Conti, quando va a configurare le ipotesi di condono erariale, alle procure regionali, alle procure della Repubblica, quando può configurare le ipotesi di reato, quindi previste e sanzionate dal codice penale, e tante volte alla prefettura, quando si tratta ovviamente di erogare una sanzione di cui all'articolo 689, penso per esempio quando si va a violare le norme sulla tracciabilità dei flussi di quella legge 136. Ma tutto sommato diciamo che attualmente ci possiamo fermare a quel livello di controllo. Ovviamente rispetto a questo, e vi davvero lascio, avevo promesso di fare massimo 20 minuti. Oggi quello che possiamo dirci, la considerazione che possiamo fare è questa. Sicuramente negli enti locali c'è bisogno di assicurare un salto di qualità, c'è bisogno di
dare al tempo stesso attuazione alle tante disposizioni di legge che ci sono state. Sicuramente però un dato certo, la difficoltà forte che attraversano non solo i comuni, per evidenti ragioni, no? Perché siamo noi che dobbiamo fare fronte alla fine ai bisogni reali e concreti della gente. C'è un articolo del testo unico, l'articolo 3, che dice che il comune rappresenta la propria comunità, né cura e né promuove di interessi. Quella è una grunta, una norma fondamentale rispetto alla quale tutto ciò che avviene sul territorio del comune deve interessare il comune. Quindi non è possibile dire, anche sulle strade provinciali che sono di competenza della provincia, no, ma questo è della provincia. No, anche perché, peraltro, quando accade qualcosa, questo qualcosa accade anche con riferimento a delle responsabilità che vengono a configurarsi in capo agli amministratori comunali, sempre, questo sempre. Certo, però, ecco, quello che possiamo auspicare è che ci sia, da un lato, i controlli introdotti vanno bene, una contabilità, diciamo così, analitica, economica, più severa, perché questo ovviamente fa sì che, anche se non lo vedete sulla vostra pelle, anche se i cittadini non lo vedono sulla vostra pelle, ma pensate che cosa può accadere se un comune va in dissesto, se un comune deve dichiarare il riequilibrio finanziario e magari deve andare ad accedere al fondo di dotazione. Significa più tasse per i cittadini, significa impossibilità di assicurare i livelli minimi essenziali di servizi, cioè significa che anche sui servizi a domanda individuale, il trasporto scuolabus, la mensa scolastica, che sono gli eventuali servizi sportivi, servizi sociali, devono essere pagati per intero dalla collettività. Significa il raggiungimento dei livelli massimi di tasse, quindi non è influente per il cittadino l'attività amministrativa che viene esercitata in comune. Guardate, non è influente, quindi bisogna agire con zelo, bisogna agire con serietà, professionalità e con senso appunto di responsabilità, anche con riferimento a quello che può accadere. Ecco, io voglio sperare effettivamente che questo bel corso che avete organizzato, che Nicola mi diceva che è arrivato ormai alla sua settima lezione, che veramente è un caso raro ma encomiabile, quindi è un gesto nobile che viene fatto da parte dell'associazione Mettiamoci il Cuore che l'ha organizzato, possa servire anche a far maturare questa consapevolezza, al di là dell'attestato che sarà ovviamente rilasciato alla fine, delle nozioni anche tecniche che spero vi abbiamo dato con la collega e carissima amica Marina Fronda questa sera, ma soprattutto possa in qualche maniera accrescere quella consapevolezza e quel senso civico che le cose che avvengono in questo edificio, le cose che avvengono in provincia di Salerno, che comunque continua ad essere un ente di aria vasta in cui ci dobbiamo riconoscere, quello che avviene in regione per tutto il discorso che ci sarà sui trasporti, sulla sanità, non è un fatto che non ci può toccare, almeno emotivamente e sentimentalmente, e rispetto a cui avere una preparazione o una cognizione anche tecnica delle norme di legge e dei meccanismi che noi ogni giorno, diciamo così, viviamo all'interno delle pubbliche amministrazioni, sia un qualcosa che vi faccia di più avvicinare alle istituzioni, ve ne faccia innamorare e vi faccia anche maturare quello spirito di servizio che oggi ci resta, perché non tutti ci possiamo, non sempre e non tutti possiamo starcene a guardare alla finestra. Loro due che conoscono molto bene anche il mio tormento quando c'è stata diciamo così, e anche Quintino un poco, perché ci conoscevamo già da prima, e anche Pasquale, quando c'è stata la possibilità ovviamente di candidarmi, io peraltro stavo già fuori, di candidarmi a sindaco nel mio paese, che veniva da una situazione molto molto complicata, che non è il caso ovviamente di andare a verificare, che si è determinata proprio perché mancavano a suo tempo i controlli, perché c'era una un po' ballerina irresponsabile, perché c'era gente infedele che rubava indebitamente. Ecco, è stato e sono arrivato a questo approdo anche perché ognuno si deve sentire chiamato alla chiamata in prima persona, non si deve sentire estraneo a certe dinamiche, perché poi chi ci vive in un dato paese, ma anche chi ci sta fuori,
come sanno, perché ovviamente anela sempre a ritornarci, anche chi per lavoro ovviamente deve stare fuori, deve sentirsi sempre coinvolto, pronto ad essere chiamato, pronto a dare ovviamente la propria disponibilità a tutti i livelli, come amministratore, come presidente di un'associazione, come presidente di un partito, come sindacalista, come insomma soggetto che va a interpretare l'amore e il senso di carità nei confronti di una comunità, come meglio ritiene. Io per questo davvero sono venuto con molto piacere, anche per avermi dato l'occasione di vedere tanti amici, insomma, poi quando ci vediamo con i carabinieri un po' incarniti, Sandro, un po' di nostalgia ce l'abbiamo rispetto ai bei tempi in cui si giocava a pallone e si viveva una stagione per noi ovviamente, per i giovani, un poco più esaltante. Quindi grazie a voi e buon Beh, la gerarchia dei controlli, se vogliamo, rispetto a prima, sì, però non era un controllo, diciamo così, gerarchico. Per quanto riguarda quel controllo di cui ho parlato, della Ragioneria Generale dello Stato, nei nostri casi, quando andiamo per esempio a fare i controlli ispettivi in altre amministrazioni, si parla di controlli extragerarchici, proprio perché noi non andiamo nei nostri ministeri. Però tuttavia una legge finanziaria, credo la 289 del 2002, ha imposto a tutte le singole amministrazioni, parliamo dei livelli ministeriali, esatto, di istituire al proprio interno dei nuclei ispettivi per andare a verificare e a controllare la gestione, i provvedimenti e tutto quanto nelle pubbliche amministrazioni, cioè per dire il Ministero della Difesa tiene un nucleo ispettivo che si chiama ISPEDIFE. Spesso andiamo insieme, spesso vanno loro, spesso andiamo noi, e quando ovviamente loro vanno, fanno un controllo gerarchico, perché c'è il ministro, il gabinetto del ministro, il sottosegretario, il direttore generale, il capo del dipartimento che dice vanni a verificare, che so io, il comprensorio di Persano, a verificare tutta l'azione amministrativa, cioè se le forniture le fanno bene, lavori, se le indennità salariali accessorie vengono date in maniera conforme a legge. In quel caso si parla di controlli gerarchici. Quello che opera la Corte dei Conti, quello che opera la Ragioneria Generale dello Stato nei confronti di altre amministrazioni, siano esse locali e siano esse centrali, sono controlli extragerarchici. Quindi davvero i controlli gerarchici sono limitati a quelli che una stessa amministrazione fa nei confronti dei livelli, diciamo, decentrati e autonomi sul territorio. Anche la provincia potrebbe istituire un controllo ispettivo, non lo fa perché, come dire, le dimensioni ovviamente non lo richiedono, insomma, ma già quello che fa il servizio amministrativo contabile su tanti aspetti, o quello, ecco, o quello che magari deve fare il responsabile dell'anticorruzione, perché ai sensi dell'articolo 24, se non sbaglio, del decreto legislativo 190, prevede appunto l'attività di sorvegliabilità, cioè ogni tanto io devo andare a pigliare a campione i vari provvedimenti amministrativi e controllare, quindi o quantomeno come attività minimale, andare a verificare se ci sono ovviamente o non ci sono vizi di legittimità o addirittura illeciti che possono emergere da questi provvedimenti. Ecco, ritengo che per esempio quello che può esercitare il referente dell'anticorruzione possa essere un controllo gerarchico, cioè quello che viene fatto all'interno della propria amministrazione, ma non ce ne sono più tanti, diciamo così. Corte dei Conti è ovviamente è un controllo giudiziario, se vogliamo, soprattutto quello che attiene alla Corte dei Conti, che intervengono sempre però ex post, mai precedentemente. Pasquale. Chiudiamo questa settima edizione del corso di formazione. Grazie ancora al dottor Lato, il quale ha saputo perfettamente coniugare la duplice veste che lui rappresenta, quella di tecnico dirigente della Ragioneria dello Stato e quella di politico in quanto sindaco di Contursi. Ha dimostrato ancora una volta
ciò che io, ma anche molti di voi conoscono il dottor Lardo, la sua competenza e la sua preparazione, che possiamo dirlo, hanno consentito, come lui accennava prima, al Comune di Contursi di uscire da una situazione davvero complicata, e questo davvero grazie alla sua competenza, alla sua professionalità. Grazie ad entrambi per aver reso semplice, aver fornito concetti molto semplici rispetto a una materia molto complessa, molto tosta, come dicevamo prima con Pasquale, e ringrazio per aver dimostrato l'amicizia e l'affetto nei confronti della nostra comunità. Grazie ancora, per la prossima, grazie al Presidente dell'Associazione di Aureo Marino, Gerardo, il Consigliere Luzzi, naturalmente la parte tecnica, la prossima a tutti i componenti dell'Associazione, la prossima lezione aspetterete il solito messaggino dell'ottimo appunto Cinzia Luca, che prenderà le presenze anche per la lezione di oggi.